Dietro una bottiglia di vino c'è la storia di un territorio, ma i parchi, come quelli delle Cinque Terre, devono vivere. E vivono solo se il territorio resta vivo. La sostenibilità economica dà sostanza a quella ambientale. Così il ministro del turismo Massimo Garavaglia durante l'incontro con i produttori di vino delle Cinque Terre. E questo è un luogo simbolo. A livello mondiale è un luogo bellissimo, ma perché è un luogo bellissimo? Perché ci sono i terrazzamenti e perché c'è il lavoro dell'agricoltura. E questo però esiste se c'è la sostenibilità economica. Per cui ho proposto agli imprenditori delle Cinque Terre, in particolare a chi si occupa di enoturismo, di vino e di turismo legato al vino, di partecipare in una sessione speciale ad Alba, dove faremo il congresso mondiale con l'ONU dell'enoturismo, proprio per elaborare un documento molto concreto per tutelare questa cosa unica che sono le Cinque Terre. Garanzie sono giunte dal ministro riguardo alle cosiddette quote di reimpianto dei vigneti. Le Cinque Terre hanno un problema enorme, c'è l'abbandono delle terre coltivate. Abbiamo proposto al ministro che ci aiuti a modificare la legislazione esistente, consentendo ai territori riconosciuti come parco nazionale un diritti di rimpianto in percentuale superiore a quella che negli anni passati hanno distribuito sia il governo centrale che le regioni. Vogliamo cioè che i territori governati da parchi nazionali ottengano una percentuale non dell'1% ma del 10%. A seguire il ministro ha incontrato i sindaci delle Cinque Terre. Fra i temi sollevati dagli amministratori locali, il problema dell'overturismo. Abbiamo condiviso con gli amministratori di prima avere una base dati uniforme, quindi capire bene da dove arrivano i turisti, poi sulla base di quello prendere delle decisioni ragionevoli. Altro grande problema sollevato dai sindaci, quello dei danni provocati dai cinghiali all'agricoltura del parco. A questo proposito il ministro ha sollecitato interventi in tempi rapidi. Senza terrazzamenti, senza coltivazioni del vino non ci sarebbero le Cinque Terre, motivo per cui anche i cinghiali vanno tenuti sotto stretto controllo. Per un territorio come questo servirebbero numeri molto molto ridotti rispetto a quelli che sono i numeri in altre realtà.